E bentornati sul canale. Oggi un nuovo video dove vi mostro gli ultimi acquisti di make-up. Come sapete, io acquisto spesso e volentieri online, soprattutto dal sito Pink Panda, perché è quello che diciamo riesco più immediatamente, tra virgolette, a ricevere i prodotti, soprattutto per quanto riguarda la linea di Makeup Revolution, di iHearth Revolution e quant'altro. Siccome ci sono stati dei lanci di nuove palette cioccolatose della iHearth Revolution, che voi sapete benissimo che io colleziono tutte, e quindi ho preso appunto le ultime due, anche perché credo che ne siano uscite forse una o un'altra e due ancora, e ancora quindi sul sito, diciamo, di Pink Panda non sono arrivate. Potrei ordinare dal sito ufficiale, però lì i tempi di spedizione sono leggermente più lunghi, mentre con Pink Panda in un paio di giorni riesco a ricevere tutto. E inoltre poi acquistando, facendo una spesa, quindi acquistando un tot, si hanno sempre dei graditi omaggio, e quindi sinceramente preferisco sfruttare questa situazione, anche perché a volte non ho la carta postpay carica per non fare sempre acquisti online, perché ne stanno succedendo veramente di ogni, sto sentendo veramente di truffe online, quindi a volte preferisco pagare in controassegno, vi dico la verità. Quindi non mi dilungo più in chiacchiere, vi vado a mostrare tutto ciò che ho ordinato. Allora, di novità della iHearth Revolution, praticamente, oltre alle palette cioccolatose, che voi sapete benissimo che ormai colleziono da tempo, è uscita un'altra linea, sempre più o meno ispirata allo stesso mood, allo stesso concept di palette, ma sto parlando di alcune palette che si sono ispirate a degli alimenti. Una era ispirata all'avocado, se non ricordo male, un'altra invece ispirata al peperoncino e una ispirata alla pizza. Allora, io avevo intenzione di acquistarle tutte e tre, però siccome sono uscite appunto le due nuove delle cioccolate, ho preferito acquistare quelle perché poi vanno molto facilmente sold out e quindi ci vuole un po' di tempo perché il magazzino venga rifornito. E ne ho acquistata solo una di queste palette qui, anche perché era in sconto, anziché credo 11,99 euro o 12,99 euro, adesso ve lo dico con precisione, 11,99 euro, sì, l'ho pagata soltanto 8,99 euro, quindi comunque con un 3 euro di sconto sinceramente non mi dispiaceva. E sto parlando appunto di questa palette qui, che è la iHearth Revolution Tasted Avocado. Guardate che bella che è, rientra appunto, come vi dicevo, un po' nella stessa tipologia di palette della quale ormai iHearth Revolution ci ha abituati. Ma la differenza di questa palette, appunto, che non troviamo più la barretta di cioccolato, ma bensì troviamo il disegno dell'avocado. Inoltre, questa palettina praticamente è, diciamo, la sua superficie è quasi in 3D, perché ha il disegno, diciamo, l'avocado in evidenza, con un effetto vellutato. Io adesso non so se è tipo gomma, sicuramente sarà gomma, è degommato ma vellutato, quindi sembra quasi di accarezzare davvero un frutto, quindi molto molto carina e molto bella anche per estetica di packaging. Queste sono proprio le tipiche palettine da collezione, quindi non c'è nulla da fare. Sono sempre 18 cialdine di ombretto, e al suo interno appunto si presenta come una cioccolata al grande specchietto, ma inoltre ha questi bellissimi colori qui che voi potete vedere. Scusate, non riesco a vedere l'anteprima dell'immagine perché io posiziono lo specchio dietro la macchinetta, perché non avendo la possibilità di girare lo schermo, quindi devo un attimino ogni volta fare le capriole per riuscire a capire se si riesca a vedere bene. Comunque, i colori sono tutti questi, come potete notare appunto dal colore della palette, anche gli ombretti seguono il mood del verde. Ci sono quindi diverse proprio tipologie di verde, abbiamo i verdi più chiari, abbiamo i verdi più scuri, più brillanti, più perlati, matte, e che dirvi, è una palette veramente bellissima. Poi ha anche dei colori. Io ad occhio, così d'impatto, sembra quasi che questa palette venga divisa in due parti. Sembra quasi che ci sia questa prima parte qui, come potete vedere, e quest'altra parte qui, dove qui ci sono colori un po' più caldi, mentre qui forse sono leggermente più freddi. Però è semplicemente. Sarà un mio, non lo so, è un, sarà una mia sensazione, però a vista d'occhio mi sembra proprio così. E
E appunto, ripeto, ci sono colori glitterati, colori shimmer, colori satinati e opachi. Veramente molto molto bella. Direi che è una palette abbastanza completa perché ha sia dei colori di transizione, quindi abbiamo dei neutri per poter fare le transizioni, tutti i vari colori sul verde per fare tutte le varie sfumature. Inoltre abbiamo anche un colore scuro, appunto per fare dare profondità all'ombretto, quindi andare a chiudere un attimino questo ombretto. E poi abbiamo un paio di colori, diciamo di base, che possono essere utilizzati appunto come illuminanti, sia questo rosa che vedete qui, ma anche questo verde praticamente quasi lime, e infatti si chiama lime, manco a farlo apposta, che sono appunto dei colori base che possono essere tranquillamente sfruttati come colori per uniformare la palpebra. Mi piace tantissimo questa palette, poi ripeto, soli 8,99 euro, non potevo farmela scappare. Ripeto, sicuramente andrò a completare questa linea sia con quella chili che quella al peperoncino e sia con quella pizza, dove appunto è disegnato uno spicchietto di pizza che è veramente carinissima. Poi, per quanto riguarda le chocolate, ho acquistato le ultimissime uscite, che sono praticamente la Chocolate Honey, che è questa qui, guardate, appunto è quella al miele, e poi la Turkish Delight, che è questa qui in questo color fucsia metallizzato, bellissimo. Ma adesso appunto andiamo a vederle insieme. Come sempre vi ricordo che le palette di Earth Revolution sono cruelty free, hanno una scadenza di circa 12 mesi, hanno 18 cialdine, bellissima anche la confezione di questa Honey, guardate che bella appunto il packaging proprio di questa palette, in questa plastica trasparente che ricorda proprio il caramello, proprio la colata di miele, ecco, diciamo che è miele. E all'interno, al suo interno, presenta sempre lo specchiettino e i colori sono veramente meravigliosi. Secondo me, sono dei colori meravigliosi. Spero che si riesca a vedere bene qualcosa. Allora, abbiamo delle tonalità sul rosa, abbiamo delle tonalità praticamente sul marroncino. Ci sono qualche colore marroncino, abbiamo anche tipo un Eve che è un verdino, un giallino e anche appunto qualcosa un po' più acceso tipo fucsia. Quindi è una palette veramente molto molto bella, rientra questa proprio come gradazione, mi piace veramente tantissimo, rientra molto nei miei gusti personali. E che dirvi, anche questa ha dei colori. Allora, questa praticamente è completamente shimmer come palette, non ha dei colori opachi, quindi è completamente sberluccicosa. Quindi non sono dei glitter pressati, ma comunque è una palette luminosa, quindi è tutta shimmer, molto molto bella. Diciamo che è una palette che ha bisogno sicuramente di, come dico io, una palette base comunque di accompagnamento perché per realizzare un look completo, perché non avendo appunto dei colori base o dei colori transizione, sicuramente ha bisogno di una palette d'accompagnamento, però è eccezionale. L'altra palette che avevo già mostrato è la Turkish Delight. Chissà perché, anche il nome mi piace, non so, Turkish ricordo un po' la Turchia, siccome la Turchia è uno dei paesi che io mi sono fissata che voglio visitare, soprattutto Istanbul. Ormai sono entrata nel mood delle soap, quelle turche, e quindi ormai mi sono affezionata un po' a tutti gli attori. Fantastici, non pensavo che i turchi fossero veramente così, con tutto il rispetto per loro, però credo che siano degli uomini stupendi e quindi mi sono innamorata anche del loro paese, di tutto il loro mood. Vado leggendo, mi sto interessando molto, sto cercando di informarmi molto su quello che riguarda appunto la Turchia, Istanbul, eccetera, eccetera. Comunque non mi dilungo su questo discorso che non c'entra nulla. Questa è la palette appunto per quanto riguarda il packaging esterno, spero che si riesca a vedere. Bellissimo rosa metallizzato, quindi che dirvi, questa proprio rispecchia in pieno la mia stanza. Al suo interno troviamo sempre la velinetta, che adesso vi vado a mostrare, e questo appunto sono gli ombretti contenuti all'interno. Quindi abbiamo degli ombretti che spaziano dal rosa, verde, fucsia, abbiamo un borgogna, abbiamo dei marroncini, abbiamo praticamente
Ecco, forse questa è quasi una palette completa perché alla fine abbiamo sia dei colori molto scuri per completare il look, per dare profondità, poi tutti questi colori da sfumatura, ma abbiamo anche dei colori da transizione e di base, quindi sinceramente questa mi piace e anche questa ha praticamente dei colori shimmer, dei colori matte, ma soprattutto ha dei pigmenti pressati, così come sono praticamente questo che è un copper, quindi è un praticamente rame che si chiama Baklava. Poi abbiamo il Delight che dà il nome, parte del nome alla palette, che è questo fucsia qui bellissimo. Poi abbiamo l'Exquisite che è un rosa gold chiarissimo. E poi niente, sono questi. Abbiamo il Lemon che è praticamente un giallo limone pressato. E poi abbiamo tanti colori shimmer. Quindi abbiamo quattro praticamente pigmenti pressati. Che dirvi, ragazze, è una palette veramente fantastica. Questa mi piace e penso proprio e spero di metterla in uso. Infatti, stamattina la mia idea era di utilizzarne una con voi mentre mi truccavo. Però purtroppo per vari motivi non ho fatto in tempo, infatti mi sono agghindata un attimo, ho messo un po' di matita, contornocchi, un filo di rossetto, ho messo su una collanina giusto per apparire leggermente più gradevole per quanto riguarda lo schermo, perché negli ultimi tempi veramente mi sono molto molto trascurata. Comunque, per concludere, vi mostro cosa ho ricevuto in omaggio con l'ordine di Pink Panda. Allora, anche in questo periodo c'era una mystery bag a sorpresa, in questo caso era la Back to School, proprio perché ormai le scuole stanno iniziando. Allora, nel pacchettino, nella bag, ho ricevuto praticamente due prodotti di make-up e due accessori. Allora, il primo prodotto di make-up, che poi è uno smalto della Catrice, appartiene alla linea Spectra Light Effect Nail Locker, che è questo smaltino qui, che praticamente è un glitter, è un grigio glitterato, non so che numero sia, vediamo se riesco, è lo 05 Holo Enchantment, quindi è appunto un grigio glitterato. Un colore molto autunnale, invernale, quindi sarà molto sfruttabile nella prossima stagione. Altro prodotto di make-up, inteso come prodotto vero e proprio, è questa palette di Makeup Revolution che è la Cheek Kit ed è praticamente una palette di bronzer e illuminanti. È un quad che presenta appunto due bronzer e due illuminanti. Eccola qui. Appunto ci sono questi due illuminanti e poi ci sono questi due bronzer. Uno è un po' più caldo come potete vedere, l'altro invece è più sul marroncino chiaro dorato. Poi c'è un illuminante sul sempre champagnino, sul rose gold e un altro sul proprio oro vero e proprio. Anche se io credo che come bronzer vero e proprio sia questo qui, gli altri due possono essere intesi un po' come illuminanti. Comunque, vedete, questo praticamente è un rosa gold molto molto chiaro. Eccolo qui. Poi abbiamo quello dorato che è questo qui. Eccolo qua. Poi abbiamo quello, diciamo più sullo champagnino, eccolo qui, e poi abbiamo diciamo il bronzer che è questo qui, anzi ve lo swatcho con un dito pulito sperando di riuscire a farvelo vedere, che è questo qui. Che dire, ragazze, secondo me gli illuminanti di Makeup Revolution sono imbattibili, secondo me superano di gran lunga anche quei brand super rinomati, super cari. Cioè, io mi trovo benissimo con gli illuminanti di Makeup Revolution, soprattutto quando faccio i trucchi per le clienti, per le spose. Cioè, io mi ritrovo ad utilizzare prodotti sia super glow, super wow, praticamente per chi vuole un attimino esagerare, ma anche qualcosa di molto naturale, molto delicato, soprattutto per quanto riguarda le spose. Quindi riesco a trovare nella linea degli illuminanti di Revolution veramente tutti i prodotti che soddisfano le mie esigenze. Poi, allora, per quanto riguarda i prodotti, gli accessori che erano contenuti in questa bag, praticamente ho trovato questo paio di orecchini in questa forma geometrica, appunto quadrata. Guardate che carini, sono dorati.
A me piacciono veramente tantissimo la forma sia dei cerchi sia diciamo delle forme geometriche, quindi sicuramente saranno degli orecchini che io sfrutterò appunto nel periodo autunnale invernale, dove vado ad utilizzare appunto gli accessori, perché in estate non sopporto nulla. Cioè, già ho messo questa collana giusto per rendermi carina per voi, ma credetemi, è una sofferenza. Altro prodotto che ho ricevuto è questo fermacapelli, che addirittura io avevo visto che loro avevano messo, parlo di Pink Panda, come omaggio per un ordine, oppure era in super sconto, non lo ricordo bene, non voglio dirvi una fesseria, ma invece io l'ho ricevuto appunto in questa mystery bag, ed è un fermaglio da capelli appunto a pinzetta. Guardate che bello, sicuramente sarà un accessorio molto molto gradito, sia per le mie figlie, se vorranno utilizzarlo loro, ma se loro non lo vorranno, una volta che avrò messo i capelli in piega e sarò tornata in una forma umana da donna decente, credo che lo utilizzerò anch'io. Comunque ragazze, nulla, questo era il mio ordine da Pink Panda, l'ultimo ordine fatto da Pink Panda. Spero che i prodotti che ho ordinato vi siano piaciuti. Vi consiglio vivamente, se anche per fare un regalo, comunque se vi piace collezionare le palette, di fare un pensierino, perché ho notato che è ancora in sconto la palette questa qui, la Tasty Avocado, appunto a soli 8,99 euro. Quindi magari per sia come collezione, ma anche per avere una bella palette, vi consiglio di acquistarla, perché appunto è in sconto. Nulla ragazze, ragazze, vi ringrazio veramente di cuore per aver guardato il video. Come sempre vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!